Torino nasce poi tempo fa al nasce un po' di tempo fa all'Ivrea e nasceva con un dispositivo seriale con un microprocessore, quindi un PIC, o poco più di un PIC, dell'Atmel, quindi un bel chip, dopo ve lo faccio vedere, dual inline, quindi quelli classici, due linee, di linee che si infilano dentro lo zoccolo, cioè una cosa molto vecchia maniera, con una serie di condensatori, resistenze, eccetera. Oggi la versione base di Arduino la potete fare in casa, vi stampate il foglio con il lucido per il PCB, incidete il vostro PCB in una faccia, ci saldate su quei pochi componenti e avete un Arduino seriale, senza spendere, diciamo, senza pagare nessuno per quello che state facendo, non dovete comprare i componenti Apple. Ovviamente anche i blocchi di funzionamento per Arduino sono molto molto semplici. Adesso ne esiste una famiglia ampissima di Arduino e derivati, non so se poi il plurale è corretto, comunque diciamo che sì. Quelli ufficiali, come dicevo, se andate sul sito che è arduino.cc trovate la famiglia, se avete possibilità la faccio vedere, veramente enorme. E così, diciamo, penso a una quarantina di tipi vari, da quelli semplici a quelli lì un po' più complessi, quelli lì specializzati ad esempio per la robotica, quelli lì specializzati per il gaming, quelli lì specializzati ad esempio per l'IO, per l'Internet of Things, l'internet degli oggetti, quelli lì specializzati per il controllo motore, piuttosto che gli Arduino affiancati a microprocessori un po' più potenti, come il caso dello Yun, che è stato il primo esemplare che c'ho lì, dopo se qualcuno è curioso lo vuole vedere. Ci siamo? Sì. Non è che si potesse stare bugiano? Chiedere troppo. Va bene. C'è in giro la pennetta con la mia presentazione, la posso comunque. Qual è? No, è la nera, è già caricata. Ah, ok. Ah, è il tuo problema. Tanto siamo andati. Ah, sono anche le versioni indossabili, i famosi wearable, creati tutto da chi si occupa di moda, in realtà, sulle esigenze di chi si occupa di moda, per far fare giochetti strani, inizialmente di luci ai propri vestiti, cioè vestiti che si illuminavano, lampeggiavano, cose di questo genere. Quindi poi è stato prodotto un tipo di cotone conduttivo con cui letteralmente cucire Arduino, che in una versione wearable si chiama Lilipad, perché è stata sviluppata poi da una società americana. Quindi vengono materialmente cuciti questi fili elettro, cioè conduttivi, che poi portano da Arduino ai vari dispositivi che si vogliono collegare. Programmare Arduino è veramente semplice. C'è un IDE, quindi un Integrated Desktop Environment, sviluppato dagli stessi creatori di Arduino, non hanno reinventato la ruota. Il linguaggio in cui si programma Arduino è derivato dal C, da AVRC, che AVR è il tipo di processore, dal C e dal C++. L'ambiente, anche quello, è stato derivato da un progetto preesistente. Ovviamente esistono gli IDE per tutti i sistemi operativi, Windows, Mac e Linux fondamentalmente, e da un po' di tempo anche una versione cloud, non poteva mancare una versione cloud, che consiste sostanzialmente nel salvare, sviluppare e scrivere tutto il codice sul sito di Arduino e poi collegare con un plugin apposito per il browser Arduino al proprio computer in modo che possa essere scritto. Arduino si collega con USB, la versione classica, al computer, ma in realtà poi il computer vede una seriale. L'IDE non fa altro che aprire questa seriale in scrittura, scrive, Arduino appena sente che qualcosa sta scrivendo sulla seriale, si resetta e nei primi 15 secondi di reset non parte, non fa partire ancora il codice nella ECO, ma parte solo il bootstrap, che sente se c'è qualche una sequenza particolare di caratteri che indica che lo stiamo programmando, lui vola, va in una modalità particolare che è quella di programmazione. Quindi accetta tutto il codice, lo scrive nella EEPROM, quindi nella memoria non volatile del processore, poi dopo si riavvia e manda in esecuzione il codice. Questa è la cosa più stupida di questo mondo. Il codice di Arduino consiste fondamentalmente in due semplici funzioni. Una di setup, in cui noi diamo tutte le istruzioni in una tanto, inizializzazione variabile, inizializzazione dell'IO, tutto quello che ci pare. E poi una di loop,
quindi un ciclo principale che viene eseguito all'infinito, cioè da quando l'Arduino ha corrente a quando glielo togliamo, in maniera molto molto stupida. Cioè dovete pensare all'Arduino come una sorta di calcolatrice. Avete mai visto una calcolatrice che vi fa la schermata blu, che si rebutta, che si impunta, che non funziona e non risponde a un tasto? No, Arduino è la stessa cosa. Se non fate stupidaggini in fase di programmazione, Arduino va avanti in eterno, più o meno. Tutto tace. C'è qualche esempio, per esempio lo stesso desktop environment di Arduino è pieno zeppo di esempi da cui cominciare, più banale leggere che lampeggia, a cose più evolute, ad esempio accesso a memoria SD piuttosto che a dispositivi per schede di rete wifi, ethernet, insomma veramente chi più ne ha più ne metta. Vabbè, ci sono un po' di esempi di progetti che ho realizzato più o meno complessi. Uno ce l'ho lì perché è stato dismesso, in realtà era un joystick, questo lo posso prendere. Questo sostituiva in pratica un joystick Nunchuck, qualcuno sicuramente lo riconoscerà, attaccato ad Arduino. E perché serviva un joystick per muovere un telescopio all'osservatorio, perché la bussantiera si era rotta. Io ovviamente avevo le specifiche della seriale con cui la bussantiera comunicava col computer di controllo, mi sono scritto il codice per emulare quella seriale e quella tastiera, però per semplificare la vita soprattutto all'operatore, anziché rifare una tastiera con tasti display eccetera molto complicati, non serviva, ho utilizzato il Nunchuck come joystick. Quindi muovendo il joystick, il telescopio si muoveva e poi c'erano delle funzioni accessorie premendo i tasti. Quindi se vogliamo è una specie di retrofit a basso costo per un dispositivo che non era più in produzione, quindi ci ha consentito di recuperare appena funzionalità uno strumento che altrimenti sarebbe stato, non dico impossibile da usare, almeno scomodo. Vabbè, c'è qui un progetto di Energy Monitor per il monitoraggio dei consumi, che è un altro applicazione molto simpatica che si può fare con Arduino, che è diciamo, molto, molto alla moda, vogliamo dire così, tant'è che alcune società già forniscono dei dispositivi chiaramente proprietari per la misurazione dei consumi casalinghi. Se però noi non vogliamo dare i nostri dati a le società elettriche, voglio dire, che già conoscono molto le nostre abitudini, se gli mettiamo questi analizzatori di consumo in casa, finiamo per dirgli quando ci siamo, quando non ci siamo e cosa facciamo, ce lo possiamo costruire in casa e Arduino in questo viene di grande aiuto. C'è un progetto che si chiama Open Energy Monitor che ci consente appunto di riprodurre tutto in casa, quindi di analizzare i nostri consumi non solo elettrici ma anche ad esempio quelli di produzione dell'energia solare piuttosto che il consumo di acqua e gas. Chiaramente noi andiamo a inserire dei sensori sul contatore dell'Enel oppure sulla corrente, sul contatore dell'acqua o del gas e andiamo a leggere i cambiamenti di questi dispositivi di misurazione che vengono interpretati al nostro codice per poi fornirci sostanzialmente un dato sui consumi. E sì. Un altro progetto che pure avevo realizzato con Arduino per recuperare in questo caso un mio vecchio telescopio che non è automatizzato, quindi non è di quelli che dal cellulare gli dico dove andare, loro puntano. Un telescopio un po' più vecchio, però c'è un progetto fatto con Arduino che consente di pilotare dei motori passo passo con tutta chiaramente la logica, quindi tutto il software a bordo di un Arduino Mega questa volta, perché c'è bisogno un po' più di processore e soprattutto di I/O, consente di emulare un'interfaccia standard per poter pilotare il telescopio ad esempio con un cellulare piuttosto che un computer, con quello che ci fa attraverso Wi-Fi, attraverso Bluetooth, attraverso Ethernet. Poi il modo di comunicare lo scegliamo noi perché Arduino chiaramente dà la possibilità di scegliere quali pezzi, quali componenti andare a utilizzare. Lo stesso Energy Monitor può comunicare via Ethernet piuttosto che via Wi-Fi, questo per il telescopio, via Wi-Fi, via Bluetooth, perché ormai appunto quell'ecosistema che si è costruito intorno all'Arduino chiaramente ci dà un'ampia e anzi ampissima possibilità di creare e progettare. Quello che diciamo noi italiani lo chiamiamo smanettare, perché gli americani sono inventati questo termine tinkering, cioè sostanzialmente il popolo degli smanettoni. Io avrei finito, se riusciamo non si può avere un po' di... no? No, non c'è. Vabbè.
Guarda, stiamo facendo di tutto. Io ho finito. Ci sono gli Arduino lì, con cui possiamo, posso farveli vedere chiaramente in persona. E, se no, se avete domande. Ok, mo è partito, dovrei avviare il computer. Se vuoi un attimo. Ma giusto per le due immagini che avevo caricato. Molto rapidamente così. Non abbiamo il tempo a chiedere dopo. Sì, va bene anche questo. Alt L o Ctrl L. Giusto col dito, giuro. Allora. Vabbè, queste erano i risultati delle ricerche, ve le ho già anticipati. Questo è Arduino seriale, la versione base è uguale a quella della prima realizzata e che potete ancora farvi voi oggi. Quelli sono i blocchi sostanzialmente logici, quindi il processore sulla destra, lo stadio d'alimentazione in alto a sinistra e lo stadio di comunicazione laterale qui a sinistra. Queste sono le famiglie ufficialmente riconosciute da Arduino. Famiglie e figli, chiaramente. Quindi vedete, sono tantissimi, solo quelli ufficiali, chiaramente. Queste sono le versioni, per così dire, base, in alto a tutto Arduino 1, Arduino Leonardo, Arduino 101, e poi quelli piccoli, quelli con display, eccetera, eccetera. Questa è la famiglia avanzata, quindi c'è il Mega, che ha più I/O, però fondamentalmente lo stesso, e poi man mano quelli lì con processori un po' più veloci, alcuni che onestamente non conosco, che non ci ho mai avuto a che fare. Fino a un certo punto sono riuscito a seguire, ho comprato anche qualche esemplare, poi adesso sarebbe veramente difficile averli tutti e magari smanettarci. Questi sono quelli per l'IoT, quindi c'è lo Yum, che è il capostipite, e ce l'ho qui, che unisce praticamente un processore normale a 32 bit su cui gira una versione particolare di OpenWRT a un Arduino Leonardo standard, quindi in realtà i due comunicano su via seriale, cioè come attaccare un Arduino 1 per dire a un Raspberry, si ottiene la stessa identica precisa cosa. Solo che questo è in formato, voglio dire, Arduino, quindi ci possono andare i shield direttamente sopra, eccetera. Poi va bene, esistono ovviamente varie evoluzioni, fino a c'è lo shield, addirittura Yum, ci sono quelli con processori Intel, addirittura 64 bit, con Wi-Fi integrato, con tutto integrato, con l'ESP integrato. Uno dei premi è un Arduino Wi-Fi, nuovissimo, diciamo. Ci sono quelli specializzati, appunto dicevo, per il controllo motori, eccetera. E questi sono i wearable, quelli indossabili. Poi ci sono quelli andati fuori produzione, se vi interessa, il link sta lì sotto, se andate sul sito di arduino.cc trovate tutto. Ecco, questo è il codice semplice per far lampeggiare il LED, il cui schema vedete in basso a sinistra, quindi una cosa veramente stupida. E la realizzazione pratica fatta con FreeSync, che è questa qui colorata che vedete al centro. Quelle sono le istruzioni, quindi c'è la funzione di setup in cui vado sostanzialmente a inizializzare il pin per l'output, quindi il LED built-in, perché la versione base di Arduino ha sul pin 13 un LED che possiamo utilizzare alla bisogna. E poi il ciclo di loop, cioè quello che viene eseguito all'infinito, non facciamo altro che accendere il LED, aspettare un secondo, spegnere il LED, aspettare un secondo, accendere il LED, aspettare un secondo, spegnere il LED, va bene, poi lo lascio alla vostra mente. Questo è il misuratore di consumi, vedete c'è già qualcosa di più complicato, qui sono tre schede, quindi Arduino più due shield uno sull'altro, mi sono finiti gli I/O qua, non ne tengo più, non posso più espanderla, misuro temperatura, umidità, consumi elettrici, la tensione, la luminosità, insomma mi trovavo, ci ho messo un po' di tutto e mando poi i dati sul sito di Open Energy Monitor, ma potrei tranquillamente installarmi il server a casa e posso possibilità di graficare, anzi il sito me li grafica, ho possibilità di vedere con cadenza di 30 secondi i miei consumi, l'umidità, la temperatura di casa, eccetera, eccetera, quali sono.
Questo è quello che dicevo, il controllo telescopico, quindi con, diciamo, le schede per controllo motori, tutto il wifi, i motori passo passo, e un bel po' di codice in questo caso, se andiamo dopo, se volete, andiamo a aprire il progetto, la parte software di questo progetto è molto complicata. Basta.